Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare un nuovo ibrido. Sì, Arex, oggi disegneremo una nuova specie di dinosauro. Per l'esattezza andremo a fondere il Velociraptor, il Carnotauro e lo Pteranodonte. Vedo che questa volta li ha scelti tutti e tre lui. Questo si prende un po' troppe libertà sul nostro canale. Eh sì, infatti. Però è una buona idea andare a fondere il Carnotauro col Velociraptor e lo Pteranodonte. Sì, dai, l'idea non è male. Ma resta il fatto che questo si prende un po' troppe libertà. Quindi possiamo iniziare o no? Sì, inizia. Ok. Come prima cosa andiamo ad abbozzare lo schema del Velociraptor. E il Velociraptor è pronto. Adesso andiamo ad aggiungergli le corna del Carnotauro. E andiamo a riempirgli il dorso di spine. Adesso possiamo andare ad aggiungere le ali dello Pteranodonte. Ora andiamo a definire tutto quanto. Bene, è arrivato il momento di dipingerlo. Perciò, come sempre, prendiamo i nostri acquerelli, un bicchiere d'acqua e il pennello. Ovviamente, come vi dico sempre, quando andiamo a dipingere un dinosauro inventato da noi, possiamo sbizzarrirci e colorarlo un po' come ci pare. Ma per dargli un tocco più carnotauroso, oggi lo andrò a dipingere con dei colori tendenti al rosso. Iniziamo! Andiamo ad aggiungere i vari dettagli con la penna.
Ed ecco qui il nostro nuovo ibrido. E dai ragazzi, non è poi così male. Questi tre dinosauri stanno particolarmente bene fusi insieme. Il risultato è molto figo, sembra quasi un drago. Voi che ne pensate ragazzi? Oh, è vero, è fighissimo. Infatti, sembra un piccolo Smaikux. Che? Sembra un piccolo Smaikux. Smaikux, cosa vuoi dire? Ma come cosa voglio dire? Smaikux. Non mi dire che non lo conosci. Ma chi sarebbe? Ma che? Il drago di Hobbit. Ah, il drago di Hobbit, Smaug. E io che ho detto? Smaug. Sì, in effetti è vero. Questo invece come lo chiamiamo? Potremmo chiamarlo Pterocarnoraptor. Bello, ci sta. Pterocarnoraptor. Mi piace, mi piace. Ok ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo Pterocarnoraptor. E non dimenticate di inviarci tutti i vostri disegni. Oppure taggateci su Instagram usando l'hashtag Arex Evastatore. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.